Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. State vedendo l'inizio di questo vlog che già è 1:10 perché stamattina non sono riuscita a filmare tanto anche perché ho editato i video scorsi e li stavo esportando su YouTube. Scusate se mi vedete un po' sudata, ma fa veramente tanto caldo. E poi mi sono svegliata anche presto perché mio nonno si è sentito un po' male alla febbre, quindi sono scesa da mia nonna, ho visto cosa aveva, ho preso tachipirina, gliel'ho data, eccetera eccetera. Quindi la mattinata mi è passata così. Poi dovevamo andare a fare colazione, infatti vi ho filmato qualche spezzone, quindi adesso partirà la mattinata, tra virgolette, il riassunto piccolino della mattinata. Quello là davanti l'ha messa un po' storta la macchina. Quello dietro vuole. La mattinata si è conclusa così, abbiamo parlato di tante cose anche perché con la mia amica avevamo molte cose comunque da dirci, sia in negative che positive, dovevamo un attimo chiarire determinate cose. E sono tornata a casa, ho trovato un altro pacchetto di AliExpress che adesso vi faccio vedere qui. Sono tornata a casa dalla colazione e mi è arrivato un altro pacchetto e adesso lo apriamo insieme. Secondo me ci sono le due collanine con le stelline. Ora mi sto sentendo in colpa perché l'altra volta mi è arrivata la Beauty Blender e ho detto 60 centesimi, questi qui sono costati 1,50 € l'uno, quindi adesso ho fatto il rimborso, mi sto sentendo in colpa. Allora, devo dire che sono belline perché per costare poco comunque sono fatte discretamente così. Questa è una catenina normale con le stelline e questa qui è quella dorata, molto bella anche questa. Adesso siamo tornati al presente dove ci sono io proprio sudata a morte perché ragazzi fa troppo caldo. Adesso coglierò l'occasione di andando di cambiarmi, di darmi una sciacquata e mi strucco e poi mangeremo e faccio vedere anche cosa mangeremo di buono. E poi stasera vi faccio vedere anche cosa mangeremo. Ovviamente non potrò filmare tutto perché non saremo solo il mio fidanzato, ci sarà anche sua sorella e un mio amico, quindi non mi pare neanche il caso di filmare, parlare, fare determinate cose in loro presenza, insomma vorrei passare del tempo con loro, ecco. Quindi vi farò vedere sommariamente i piatti che abbiamo preso, ecco, più o meno questo qui, e poi ve ne parlerò di sera quando tornerò a casa. Mi vado a cambiare, mi vado a struccare, mi vado a sistemare un attimo, mi do una lavata e ci vediamo dopo. Stiamo pranzando. Pesce spada in crosta di pistacchio e peperoni arrostiti. Buon appetito! Già stamattina mi sono svegliata, non lo so, con questo brufolo che ora con gli occhiali forse non si vede, ma così si vede. Cioè, ma non è bruttissimo, ma che cos'è questa cosa? Ma che cos'è? Eccomi tornata, sono alle 6 del pomeriggio, non fate caso a questa acconciatura, ma dovevo scendere da mia nonna, avevo i capelli bagnati e mi sono messo questo turbante dietro così col bottoncino che ho comprato da Lidl molti mesi fa, pagato 6,90 una cosa simile. L'avevo conservato ancora chiuso, sigillato, perché volevo utilizzarlo poi per la piscina, solo che poi con il fatto del lockdown insomma non l'ho potuto usare e l'ho aperto oggi. Ho messo già tutti i prodotti, balsami eccetera eccetera, ho messo la maschera Pantene per capelli lisci appunto, che in questo periodo la sto provando e mi sta piacendo, è molto molto bella, mi piace. Vedremo, questa è la seconda volta, quindi vedremo come saranno i capelli. Sembrano un po' mossi, un po' nuovi. Vabbè, giustamente erano piegati. Comunque sono molto lisci. Molto lisci, molto morbidi. E appena li asciugo vi faccio vedere come diventano i capelli. Ora io ci starò tipo un quarto d'ora, ma voi vedrete tutto tra 3, 2, 1. Tutto fatto, fatti i capelli in un nanosecondo, basta proprio una giravolta e nulla, merito di TikTok. Mi piacciono. Ora forse sembrano molto gommi perché non so quanti giri ho fatto, vabbè. Sono proprio morbidi, le punte sono morbidissime. C'è da dire che io ancora devo andare dalla mia parrucchiera per tagliarmi le doppie punte, perché qualcosa c'è, non ci vado da febbraio, quindi... È una maschera di 300 ml, vi durerà un sacco di tempo. Questa qui, se vi interessa, 4,70.
stiamo andando verso Siracusa, verso il sushi. Prima però andiamo a prendere i nostri amici. A dopo. Eccomi tornata ragazzi, sono tornata adesso, 2 minuti fa, e quindi adesso mi sto cambiando. Sarà andata bene, è andata veramente bene, mi è piaciuta. Beh, ovviamente c'era il sushi di mezzo, mi sono divertita e il mio amico purtroppo domani riparte, ritornerà poi a Torino e nulla, infatti poi ne abbiamo approfittato perché così l'abbiamo salutato un'altra volta. Anche se l'avevamo visto stamattina, ho fatto questo trucco così alla veloce perché ho utilizzato la Soul Blooming, ora non mi ricordo i colori, però ne ho utilizzati tipo 3 così. Ho messo un pochino di correttore, la mascara e la matita. Ho messo solo queste cose perché andavo un po' di fretta. Neanche il rossetto ho messo perché ho detto tanto poi magari si leverà, quindi non sono andata neanche a metterlo. Devo prendere lo struccante così mi strucco e me ne vado a dormire perché sono un pochino stanca. E più che altro non stanca, più che altro sono piena perché abbiamo mangiato tantissimo. Mi sono cambiata, mi sono messa il mio pigiamino e adesso inizio a struccarmi, visto che devo togliere comunque mascara e ombretti belli pigmentati. Ho portato intanto questo qui della Garnier, che è bifasico ed è appunto acqua micellare bifase con olio d'argan. E prima si deve sbattere perché comunque c'è l'olio, quindi prendo lo sbatto, fa un profumo buonissimo. E poi ho portato anche questa qui non c'è bisogno di essere sbattuta, è sempre della Garnier, acqua micellare tutto in uno e per le pelli sensibili. Non male che mi hanno fatto un trucco così con pochi prodotti. Se mi vedete così stanca è soltanto perché sono piena. Situazione invece brufoletto, non dico risolta ma quasi, nel senso l'ho leggermente rotto per togliere un pochino di materia, infatti ora è meno sgonfio, prima era anche molto più rosso, ora anche ora è molto meno rosso, quindi se non è domani, dopodomani mi passerà fortunatamente. Se volete seguirmi sugli altri miei social, mi trovate su Instagram e su TikTok con il nickname di Dina.Resino scritto piccolo. E per il resto io vi auguro una buonanotte, anche se voi comunque penso lo vedrete questo video di pomeriggio, insomma credo sicuramente di sì. Però per me è tipo l'una di notte. Sì, mi sembra l'una di notte. Quindi io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vedremo al prossimo video. Ciao!